Giorgio Dandy è un enigmista, un abile enigmista che collabora anche con la settimana enigmistica e ha un suo canale YouTube dove ovviamente ci propone ogni tanto alcuni degli enigmi nella settimana enigmistica. Scusate tutti questi enigmi in questa introduzione. Inoltre, per quelli un po' più anzianotti come il sottoscritto, è stato anche un concorrente della mitica trasmissione Scommettiamo che. Ve lo ricordate, vero? Scommettiamo che è il signor Giorgio Dandy di Trieste. Un po' di tempo sul suo canale sta proponendo il TG matematico e sul numero 24 di questa sua edizione ha proposto un quesito piuttosto interessante che è abbastanza veloce da raccontare e che voglio proporvi un attimo per l'ascolto perché ha anche qualche risvolto in qualche modo educativo, didattico. Bene, vediamo ora il quesito di questa settimana. Come si fa a moltiplicare un numero di due cifre per 11? Cioè se io dico ad esempio 43, come si fa a scrivere velocemente il prodotto di 43 per 11? E con 81 per 11 come va? Oppure 26 per 11 che risultato otteniamo? E ancora con 74 per 11? Risolvete il quesito, date una buona spiegazione, ma fatelo velocemente e la motivazione ce la dice la regia. Prego regia. Fanno solo fino a domenica. Ma regia, non è possibile, dai. Vabbè, comunque, buon divertimento e buona risoluzione dei problemi col TG Occhi Matematici. Allora, proviamo ad affrontare questo problema di moltiplicare per 11. In realtà, di solito, almeno personalmente, ciò che faccio è immaginare la classica struttura della moltiplicazione, quella a strati che ci hanno insegnato le scuole elementari, la faccio a mente a una velocità in realtà piuttosto sorprendente, considerando quanto diventa piuttosto complicata man mano che andiamo avanti con le cifre, aumentiamo le cifre del moltiplicando per 11. Però effettivamente il metodo che vi sto per proporre è un pochino più veloce. In realtà ciò che voglio proporvi veramente è la spiegazione matematica di questo metodo, perché come vedete alle mie spalle c'è una spiegazione molto interessante e molto didattica, proposta alcuni anni fa sul suo canale da Enzo Mardegan. Scorre man mano mentre io parlo. In realtà adesso un attimo ci sganciamo dal suo video, ve lo lascio per la visione completa in descrizione perché andiamo a vedere la spiegazione matematica di come mai questo metodo è così efficace. Per capirlo dobbiamo immaginare un modo alternativo per scrivere i numeri, per esempio partiamo da due cifre. In questo caso possiamo scrivere un qualsiasi numero di due cifre come il prodotto tra per B, dove A è un numero da una cifra, più B, dove B è anch'esso un numero da una cifra. B sarà la cifra delle unità e A sarà la cifra delle decine. A questo punto, se scriviamo anche 11 in questo modo, cioè come 10 più 1, e facciamo un po' di conti per il nostro prodotto di binomio, otteniamo A per 100 più A più B per 10 più B. E quindi qua abbiamo la banalissima spiegazione di come mai possiamo utilizzare il metodo spiegato da Mardegan per fare velocemente le moltiplicazioni di qualunque numero a due cifre per 11. Però possiamo generalizzare il nostro procedimento, però per farlo e farlo a n cifre per il mio numero, dobbiamo utilizzare le sommatorie, quindi in un qualche modo pensare ai nostri numeri come una serie. In particolare il nostro numero lo scriviamo utilizzando questa sommatoria, in cui ho preso come convenzione che la prima cifra è quella delle unità, la seconda quella delle decine, la terza quella delle centinaia e via via. Andando avanti. Quindi, questo cosa vuol dire? Che la potenza di 10 della prima cifra sarà 1 meno 1, cioè 0. La potenza
della seconda cifra sarà 2 meno 1, 1, cioè quindi della iesima cifra i meno 1. A questo punto andiamo a moltiplicare questa sommatoria per 11, sempre scritto come 10 più 1, e facendo i nostri prodotti otteniamo una sommatoria che può essere spaccata in due pezzi, il primo pezzo che avrà come potenza 10 alla i e il secondo pezzo che avrà come potenza 10 alla i meno 1. Tutti questi termini saranno in realtà doppi, nel senso che per ogni potenza j qualsiasi avrò un pezzo che proviene da j-1 e un pezzo che proviene da j, e soltanto la potenza n e la potenza i avranno una sola cifra che li moltiplicherà, mentre tutte le altre appunto avranno una somma di cifre che verranno a moltiplicarsi per quella potenza di 10. Abbiamo quindi una spiegazione che spero non vi siate persi troppo all'interno di tutti questi prodotti, mi fa capire perché il metodo che viene raccontato da Mardigan è così efficace. Ok, siamo giunti alla conclusione di questo video che voleva essere un po' divertente, magari per qualche altro gioco matematico di Dandy potrei fare altri video in futuro, perché no? E vi invito ovviamente a iscrivervi non soltanto al mio canale, ma anche a quello di Dandy e di Mardigan, che sono indubbiamente molto interessanti e molto matematici. Il mio è un pochino più generalista, ma spero che apprezziate anche il mio. Per cui, ricordandovi che ci sono tutti i link dei video di cui faccio riferimento in descrizione, non mi resta che darvi dei sentiti saluti a tutti.